Giovedì 14 dicembre 2017 nella sede del Consolato Generale del Perù in Via dei Bardi a Firenze è in corso l'inaugurazione della mostra Il Dono di Pachamama, mostra dell'artista peruviana Yelitza Altamirano Valle. La mostra è stata presentata al pubblico pochi minuti fa da Orlando Velorio Perez, console generale del Perù di Firenze. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il fatto che il console sta trasformando questa sede consolare in un momento di aggregazione non solo della comunità peruviana di Firenze e dell'intera Toscana, ma anche in un centro culturale internazionale aperto ovviamente allo scambio delle culture. E questa mostra di Yelitza ne è la dimostrazione, perché pur essendo fiorentina ormai d'adozione da vari decenni, Yelitza ha mantenuto integra la sua identità andina. È vero, grazie mille per questa opportunità. E certo, noi ci siamo trasferiti in questo nuovo locale e abbiamo già, diciamo, la logistica. Tra l'altro, diciamo, è bellissima questa sede con affaccio sul Ponte Vecchio, sull'Arno. È veramente stata una fortuna di trovarla e vogliamo compartirla, si dice in italiano? Sì. Compartirla con i consoli che non hanno l'opportunità di fare mostre, conferenze e altri. Abbiamo già presentato una trilogia di Giovanni Cassaura, un italiano che ha fatto tre romanzi sul Perù. Poi è anche venuto Abdon Ubidia, un importante scrittore equatoriano, e il prossimo anno faremo ogni secondo martedì del mese alle 5 del pomeriggio un paese dell'America Latina, la poesia ispanoamericana, con la dottora Marta Canfield dell'Università di Firenze, letteratura ispanoamericana. Invitiamo a tutti di venire, e anche verranno i consoli di questi paesi a presentare la poesia di ogni. Ma ora dobbiamo invitare i telespettatori a venire nell'immediato, certo, a visitare la mostra di Yelitza. La mostra di Yelitza è aperta al pubblico tutti i giorni, da lunedì a venerdì, fino alle 4:30 del pomeriggio. Questa è la seconda mostra che fa Firenze da quando io sono venuto. So che ha fatto tante altre prima, sì. Presente al vernissaggio Severino Saccardi, direttore di testimonianze, credo legato da amicizia di lunga data. Non è occasionale questa tua presenza oggi alla mostra, ma credo tu sia legato da frequentazione antica nei confronti di Yelitza. Sì, Yelitza è uno spiritello che io conosco da molti anni. Dico uno spiritello perché c'è qualcosa di lei, del mondo, in lei, del mondo fantastico che rappresenta nei suoi quadri e nelle sue sculture. Yelitza rappresenta tutto questo in un modo che non è legato solo a forme di arcaismo o di nostalgia di una cultura che non c'è più, ma che in qualche modo proietta tutto questo nel futuro, perché per l'appunto questa è rappresentazione di un mondo in cui era forte il senso del divino, in cui era spiccato il senso dell'armonia che andava preservata, in un mondo in cui, come ci dicono oggi personalità autorevoli, penso al messaggio di Papa Francesco, in un periodo in cui l'armonia è violata, allora tutto questo, sia pure con il linguaggio particolare dell'arte, della pittura, ci viene ricordato da questa pittrice, da questa artista così singolare, così creativa e molto estrosa. Ha presentato la mostra anche Fabio Fanfani, console onorario delle Filippine, che è legato, diciamo, da rapporti di collaborazione e d'amicizia col consolato del Perù. Sì. Per me è un grande orgoglio essere qui presente, non sono un critico d'arte ma sono un visitatore. È la seconda volta che partecipo ad una mostra dell'artista Altamirano e veramente ne esco molto colpito dalle sue opere. Diciamo l'arte intesa come messaggio della terra nativa dell'artista, e che è portato in tutto il mondo, dove la donna svolge un ruolo fondamentale. Qui, guardando questi quadri, tutto ruota intorno alla natura e alla donna, e per questo è un tema molto d'attualità, la considerazione per quello che deve essere la donna in questa società,
e dell'aiuto che ci può dare, della uguaglianza rispetto all'altro sesso, ma soprattutto di tutti quegli elementi in più che può fornire rispetto a noi uomini che riguardano la sensibilità. E qui l'artista veramente in queste opere con esalta madre natura e esalta la donna inserendola in un contesto di colori e di emozioni che devo dire per me da visitatore, essendo già la seconda volta che ammiro le sue opere, esco di qua veramente con una grande esaltazione, perché è veramente, sono opere veramente di livello, e per questo dobbiamo ringraziare questa rappresentante peruviana che porta questo messaggio nel mondo, e per lo più è anche metà fiorentina d'adozione, nel senso che ormai sono tanti anni che vive a Firenze e ha scelto Firenze proprio come culla dell'arte per esaltare le sue qualità. Per questo complimenti veramente. Non è la prima volta che abbiamo modo di proporre ai telespettatori di Incontri con l'Arte le mostre di Elisa Altamirano Valle, ne ricordiamo alcune, ci sta raggiungendo anche Miriam, la sorella di Elisa, che non solo condivide la residenza fiorentina e lo studio fiorentino con Elisa, ma vivono in simbiosi, perché claro. Ovviamente Miriam fa un'altra professione, anzi ricordiamolo Miriam. Io sono psicologa psicoterapeuta, laureata qui in Italia. E quindi nei tuoi quadri queste ricerche di tua sorella sono evidenti. Sì, la parte bella, la parte praticamente dello spirito del ser humano, no? Che tiene che ver con tutta una filosofia del popolo, anche del popolo di qua, popolo italiano, del popolo anche andino, che alla fine è tutta una filosofia enorme che ci unisce, perché non è la divisione, ci unisce la filosofia di ogni popolo. Vi ricordo la brochure dove troverete ovviamente il lunghissimo curriculum artistico di Elisa e anche testi critici, biografici, ma anche critici importanti di Dino Pasquali, di Nicola Miceli. Anche voglio ricordare anche Giuseppe Ferro, che è stato un mio caro amico e anche mi ha scritto un critico d'arte, però in questo momento già è mancato e veramente lo ricordo, e adesso voleva anche dargli un omaggio a lui, perché questo sarebbe lui veramente. Questa mostra è dedicata a lui. È dedicata a lui, sì, sinceramente. Bene, allora, però è dedicata soprattutto alla Pachamama, è un tema che chi ha visto i precedenti servizi dedicati alle mostre di Elisa ricorderà bene: la terra madre raffigurata in un corpo femminile, ovviamente fecondo, in attesa di partorire una nuova creatura che poi è la reincarnazione della nostra, della natura, delle risorse del nostro paese, e quindi anche un messaggio a rispettare la natura. E soprattutto di rispettare la natura, perché adesso la natura è praticamente vivente, perché tutti gli alimenti che mangiamo sono viventi. Noi prendiamo l'acqua, è vivente, è tutto, ogni che sono come creature che noi si nutrono, madres che ci nutrono. Ecco, tu sei riuscita a mantenere la tua radice andina, la tua cultura, pur essendo in Italia da 30 anni forse. Claro, perché sì, 30 anni quasi. Allora io sinceramente non vedo l'estacco. L'estacco per me è l'universo, è fatto così, io non vedo la divisione, certo. Perché sento dentro di me che la natura, tutti siamo della natura, fatta di natura. Allora la divisione l'abbiamo in mentale, nel mentale è quello che, certo, ci fa la divisione. Quindi la Pachamama, la terra madre, terra può essere Firenze. È unica la terra madre. E anche devo dire che también questa mostra è dedicata alla donna, alla donna di questo tempo, perché sia abbia coscienza l'uomo di avere il rispetto per le donne. E questa mostra sono tutti donne per valorarla e per
adorarla. Una mostra molto attuale, perché molto attuale. Negli ultimi anni tanto rispetto nei confronti della donna, non tutti lo hanno avuto. È claro, perché molta, anche per questa parte che non c'è, praticamente si deve educare adesso, educare a questa parte bellissima dell'amore, della creatura, di che siamo tutti dentro di noi, un maschile e un femminino sacro. Muy bien, io sono felice e contenta di questa mostra e di avere anche a te come amico. E noi siamo amici, la nostra trasmissione è sempre stata a fianco degli artisti e in particolare di Elizza, perché queste mostre sono importanti, perché non solo dal punto di vista artistico, ma perché veicolano un grandissimo messaggio esistenziale e spirituale.